con una splendida conversazione per qualche altra iniziativa da tenere qui a Savona, quindi in fondo non era. E poi l'altra cosa con cui ero alle prese era uno straordinario capomagro che non avevo mai mangiato, insomma l'ho quasi finito, scusatemi, è il motivo del mio ritardo. Posso introdurre? Buonasera, sono Alto Senrile e apro questa sera la terza edizione di Parole ubicate in mare, una rassegna organizzata dalla libreria Ubic assieme ovviamente al comune di Albisola. E questa sera non abbiamo esattamente un letterato, uno che si occupa di libri, ma nella sua vita ha fatto soprattutto il musicista, ma in questa occasione fornisce un'altra versione di sé. Accogliamo con un altro applauso Eugenio Finardi. E a questo punto direi di chiamare sul palco anche Claudio Rossi, che si è offerto volontario, abitando ad Alessandria, dove evidentemente c'era molta APA, è uno dei miei musicisti, e avete visto che ho voglia di venire al mare, non si muove mai senza i suoi cagnetti, io li chiamo così perché se li porta al Lazzo, il buzuki, il mandolino, l'ukulele e soprattutto il violino, è un maestro violinista. E quindi si è offerto questa sera di essere qui per offrirvi questa serata, la sua musica, e veramente credo meriti un applauso di ringraziamento. Inizi subito con la musica o possiamo fare un secondo in introduzione? No, certo, come vuoi, guarda, è tutto mio. È tutto improvvisato questa sera, quello che avrete sarà assolutamente cotto al momento. Allora, spostare l'orizzonte non è esattamente una biografia, un'autobiografia, perché come Eugenio dice e scrive, è solo una parte della sua vita. In realtà le biografie e autobiografie hanno delle linee abbastanza comuni, sono fatte per persone, per fan, per un certo settore, mentre quello che io ho trovato in questo libro è tutt'altro, direi che è adatto anche per chi non sente musica, per chi non ama Eugenio Finardi. A supporto di questa mia affermazione il fatto che quando io l'ho letto un anno fa, quando è uscito, a un certo punto della lettura mi sono fermato, gli ho scritto e non gli ho chiesto qualcosa sulla musica ribelle o su extraterrestre, ma gli ho fatto una domanda, è difficilissima, magari non te lo ricordi, ma io ho le risposte scritte, che è: ma Eugenio, che cos'è la felicità? Quindi una domanda un po' complicata, magari te la rifarò un po' più avanti. No, adesso è il tuo. Adesso ricordi? Sì, adesso mi ricordo. La teniamo per dopo? Sì. La teniamo per dopo, ok. Vorrei dire che una versione della felicità può anche essere questo particolare momento che dopo non ci sarà più. Guardate la luce del cielo in questo particolare istante, con la chiesa qui, la piazza, le luci, noi qui, no? Troppo forte, noi qui sul palco, è una comunità riunita, una comunità che si forma, e questo è un momento di felicità che bisogna saper cogliere. Però come tutte le felicità, la felicità è un sentimento evanescente, una farfalla. I samurai giapponesi dicevano che il vero sentimento più alto è la malinconia consapevole, la consapevolezza che la felicità passa ma che ogni tanto torna. Questa è la cosa più bella, è che il resto è vita. Eugenio, perché a un certo punto della vita una persona che fa altro di mestiere decide, ad esempio, di scrivere un libro, di fare un disco, di dipingere una tela? È il fare un bilancio personale, mettere un punto a capo? Che cosa è stato nel tuo caso? Io ho smesso come filosofia di vita 12 anni fa, nel 2000, di programmare, no? Io ero da oramai 30 anni in un meccanismo industriale, mi sembrava che 30 anni fossero un periodo sufficiente,
avevo appena fatto un festival di Sanremo, mi erano state promesse determinate cose che poi non erano state mantenute. Ero molto deluso e lontano da ciò che consideravo essere appunto la felicità, e mi sono domandato profondamente che cosa fosse quello che, perché continuavo a chiedere, ma che cosa vuole la gente da me? Era un periodo in cui il successo mi sfuggiva e mi domandavo, ma che cosa vogliono, che cosa vogliono? E la risposta che mi arrivava erano, non devi pensare a cosa vuoi, devi fare quello che rende felice te. E mi sono reso conto che io non lo stavo facendo in maniera quasi dolorosa, e che questo ovviamente lo comunicavo. E quindi ho abbandonato tutto un meccanismo industriale che poi è, detto in parole povere, è semplicemente l'inseguimento del successo, no? Ora, inseguire un participio passato è una cosa molto difficile. Il successo è un participio passato, è qualcosa che appunto è successo, e quello che succederà dopo invece è quello che succederà. E quello che succederà non è mai cercare quello che è già successo, ma cercare quello che ha senso. E nel mio caso la cosa che aveva più senso era la musica. Io sono nato in uno strumento musicale, mia madre è una cantante lirica, non ha mai smesso di suonare, io sono nato già intonato perfettamente, con però solo 12 note, come un pianoforte. Non ho tutti i quarti di tono, non posso fare musica orientale, questa cosa è da una parte molto gratificante, nel senso che di solito non stono, ma è anche molto limitante perché posso solo fare musica occidentale, no? E sono condannato a essere un musicista, e quindi ho accettato di rimettere la musica al centro di ciò che facevo. Ho fatto un percorso assolutamente anomalo in questi 12 anni e in maniera altrettanto anomala e assurda mi sono ritrovato quest'anno dal punto di partenza, cioè al Festival di Sanremo, che un'altra volta non è servito assolutamente a niente, però si vede che io come tassa, cioè ogni 12 anni devo fare questa un'una tantum all'italiana, diciamo, ecco. E a questo punto direi che ci sta una canzone dedicata proprio a questo. Perché prima di tutto bisogna domandarsi, perché faccio questa cosa io?